Salve amici fratelli della congrega, salvo, ecco, interruzioni dovute a eventuali notifiche che arrivano sempre su Facebook, sente quel trillo tin, tin, che dà fastidio. Allora, questa non sarà una recensione, non tutte le mie recensioni sono serie, questo Dr. Sleep forse non è un film serio, finché fa paura, comunque un film che sa ricreare, diciamo, le atmosfere. Ecco, e qui forse mi sono ubriacato come Jack Torrance in quella famosa scena del barista che viene ricreata in una maniera, ecco. Ma sapete ovviamente che fu Giancarlo Giannini a doppiare Jack Nicholson di Shining, per l'edizione ovviamente italiana, approvata dallo stesso Stanley Kubrick, e Giannini, a suo dire, insomma, pare che ricevette i complimenti di Kubrick in persona. Ma voglio cimentarmi in questo giorno della Befana a provare a cantare Colibri, perché Colibri, come doppio sogno di Arthur Schnitzler, no, che c'entra? No, dicevo, si parte da lì. Kubrick non ha mai scritto una sceneggiatura originale, a differenza di Quentin Tarantino. No, dicevo, no, Colibri di Cremonini, vabbè. Voglio essere cremoso, così, e poi scherzoso, goliardico, trasgressivo e spararle anche grosse. Provo a cantarla, non so come verrà, verrà una schifezza. Vabbè, proviamo. Leggiamo i commenti, fa vibrare l'anima sin dalla prima nota, un capolavoro, poesia allo stato puro, un messaggio bellissimo in parole e musica. Vabbè. Vediamo se sta andando la registrazione. Sì, ci siamo. Passiamo. Nei tuoi occhi una seconda luna, forse proprio quella da cui vieni tu. Prova un atterraggio di fortuna per non cadere giù. Colibri, seguivi un colibrì, ti portato dalla giungla a una metropoli. Colibri, seguivi un colibrì, se anche a me cadere fa paura, però noi siamo qui. Lo sai che come un sole ti seguirei verso cieli più limpidi. Ora tu cosa immagini se ti dico vorrei farti volare fra gli alberi in mezzo ai fiori bellissimi per poter essere liberi. Come colibri, seguivi un colibrì, ti ha portato dalla giungla a una metropoli. Fermo in mezzo al traffico stasera, abbasso il finestrino per guardare su. Passa in mezzo al cielo una cometa, quella di Don't Look Up. Beh, so che eri tu. Colibri, seguivi un colibrì, ti ha portato dalla giungla a una metropoli. Credimi, seguivi un colibrì. Sai che come un fiume ti seguirei verso mari più limpidi. Ora tu cosa immagini se ti dico vorrei farti volare fra gli alberi in mezzo ai fiori bellissimi per poter essere liberi, liberi. Prendi le mie mani nel buio e portami lontano dove sei tu. Dove sei tu? Quando immagino, ma qua mi sono perso, scusate, scusate. Danny, Danny, ho sempre detto che tu sei il miglior barista da Timbuktu, Portland, Portland anche Oregon, sì, e
Questa è classe. Tu fai credito, eh? Tu sei stato accreditato in qualche film? No, no, no. Sì, sono a sbronzo, sì. Sì, no. Allora, vogliamo dircela? La canzone masterpiece di chi? Chi? Robin Williams, quello era l'attore. Di Robin Williams è questa. Ora, avete mai ascoltato il doppiaggio originale di Shining? Non doppiato da Giannini, ovviamente, recitato da Jack Nicholson, non ha avuto bisogno di doppiarsi, no? Ecco, credo che la canzone masterpiece di Robbie Williams sia questa. È ovvio, è una canzone molto commerciale, certo, ecco, molto ecumenica, certo. Ma perché quelle di John Lennon, dei Beatles, non lo erano? Quindi non cazzeggiamo, ragazzi. Ok? Beviamo. Ok. Andiamo un po' a rotta di collo, sì. O beviamo a collo, no, no, vediamo, trangugiamo e cantiamo così come viene. Non so come verrà, non lo so, non lo so. Ecco, non lo so come verrà, non lo so, non lo so. Ecco, dai, dai, io quello stronzetto, figlio di puttana, non l'ho toccato. Si è trattato di un incidente, dai, dai. Poi ci sarà la recessione, una recessione, mi ho detto molto sui generis, no? No, no, forse ha degenerato, oh, da ubriaco, per l'appunto, ecco. Ora, dicevo, arriviamo al dunque. Creiamo l'atmosfera, l'introduzione di questa musica sincera, oserei dire melodica. Questa è la versione alla falotico. Aggiustiamo il microfono, grazie. Un, due, tre, prova. Tether your soul to me, I will never let go completely. One day your hands will be stronger and hold me. I might not be there for all your battles, but you will win them eventually. I praise them and giving you all that matters. So one day you'll say to me, I love my life, I'm powerful, I'm beautiful, I'm free, I love my life, I'm wonderful, I'm magical, I am me, I love my life. I'm not my mistakes. And God knows I made you few. I started to question the angels, and the answer where they gave was you. I cannot promise there won't be sadness. I wish I could take it from you. But you'll find the courage to face the madness and sing it because it's true. I love my life. I'm powerful. I'm beautiful. I'm free. I love my life. I'm wonderful. I'm magical. I'm me. I love my life. Find others with hearts like yours. Run far, run free. I'm with you. I love my life. I'm powerful. I'm beautiful. I'm free, I love my life. I'm wonderful, I'm magical, I'm me, I love my life. I'm powerful, I'm beautiful, I'm free, I love my life. I'm wonderful, I'm magical. And me, I love my life. And finally, I'm where I want to be. No, masterpiece.
Mentre passa l'aereo, non voglio recensire questo film che è il seguito sequel di Shining. Questo qui, questo Mike Flanagan viene molto criticato e non voglio raccontarvi la trama. Secondo me, dopo la prima ora il film si perde in cazzate, però ecco, dite quello che volete, Mike Flanagan è un grande e Dr. Sleep è un signor film. Lei come sta, signor Torrance? Tutto a posto? Sì, certo. Ok, capitolo 1. Sottotitolo: Spiritato, spiritico, da bollenti spiriti. Ebbene, brevissimo salto indietro nel tempo, non tanto siderale, in quanto salteremo semplicemente di pochissimo a ritroso. Uomini malati di ritrosia verso gli horror. Questo è un thriller psicologico, non siate arretrati. Guardate avanti, cioè espandete i vostri orizzonti mentali e non limitati e non circostanziatevi nel passato. Anchilosandovi in pareti anguste e stagne paratie soffocanti il libero pensiero volante e sognante. Non esiste solo Luchino Visconti, bensì anche il Sig. Signor Mike Flanagan, oramai specializzatosi in esclusive trasposizioni cinematografiche assai ardite, oserei dire di sinonimo patetico, paritetico e di significato identico, spericolate nei riguardi di alcune opere magistrali del maestro del brivido per eccellenza, ovvero Stephen King, realizzando pellicole forse non eccellenti, eppur comunque sia, se non sopraffine, decisamente interessanti, intrise di morbosità peculiare già ascritta alla sua poetica autoriale, già in quanto Flanagan non è affatto, credetemi, un cosiddetto mestierante, un anonimo principiante, bensì se non un principe della settima arte, perlomeno un grande adattatore per l'appunto del King. Dunque, non è reo di aver adattato male alcune novelle dell'autore di It. Quest'ultima invece è trasposta per il grande schermo, dopo la versione televisiva con, ecco, Tim Curry, e cos'è questo Rocky Horror Picture Show? No, no, no. Forse in maniera pedestre, dal sopravvalutato Andy Muschietti, uno che anziché fare il regista dovrebbe stare, anzi stazionare, stagionare, seduta stante, vita natural durante, nel presepio delle belle statuine assieme a dell'arido muschio, a Mufito e maleodorante. È un muschietto questo qui. Ecco, vedo invece la luccicanza in Flanagan, non sempre. Lui però vede giusto e azzecca perfettamente ciò che dalla pagina scritta di natura kinghiana visualizza nelle sue immagini filmiche, ma non è un poco di buono, e tale Dr. Sleep invece è molto buono. Così sia scritto, così sia fatto, è un film di siffatta eleganza e sa spaventare nella maniera giusta, senza eccedere in truculenze non necessarie e ripugnanti. Finché forse non entrerà nella storia del cinema e non sarà tramandato ai posteri, ma possiede persino, anzi può vantare ed esibire, un ottimo poster, evocativo, oserei dire sibillino e cripticamente sinistro. Scusate, ho appena delle stronzate scrittovi. Perdonatemi, procediamo e non perdiamoci in incubi e mostruosità di giochi lessicali che, per quanto ottimamente espostivi, equivergativi, oserei dire recitativi, forse in modo goliardico, sanamente prosaico, lasciano il tempo che trovano. È una bella prosa? Prosaico non significa. Ecco, è un'altra cosa. Ecco, che cosa mi manda a fanculo? Che cos'è questa volgarità? Ecco. Basta dunque coi calembour. Questo film presenta poche scene gore e Al Gore, molti anni fa, appena dopo la caduta delle Twin Towers, Torri Gemelle, perse le statunitensi elezioni presidenziali, sconfitta ai punti dal figlio di George H. W. Bush, questo è l'altro, o mi confondo, cioè George Bush. Mentre voi sapete come si chiama il figlio di Barbara, come si chiami? Sa che significhi, per dirla alla Totò, con Alberto Sordi, Totò e Re di Roma, il figlio di Barbara Boucher? D'altronde, chi è che su. Qui sono come che Zalone. Su Barbara Buscetta, non si. Che cosa? Forse Barbara Buscetta. Barbaro Buscetta, il figlio, no? Ragazzo barbarico, un po' cretinetti. Dai, su, via, sto cazzeggiando. Infatti, ultimamente debbo avere. E qui c'è la E, poi un'altra E, quindi debbo avere. Espanso così tanto la mia percezione della realtà, tutte le regole esistenziali vincendo e gigantescamente soverchiando, da aver oltrepassato ampiamente la soglia della normalità lecita. Mi è consentito questo? È legale perché? Ma non lo so. Ma viva Dio, la normalità è aberrante, a volte è sano isolarsi a mo' di Jack Torrance di Shining, anche perché se innatamente si è dotati del dono della luccicanza, è impossibile impazzire, malgrado le sfavorevoli stanze, circostanze, ad una vita che poi indubbiamente lungo il suo cammino, non solo col triciclo di Danny Lloyd, per i suoi neri e sanguinolenti corridoi, i suoi spaventevoli, lugubri, anfratti, raccapriccianti, dicevo, ah, vedete, mi sono perso lungo i ricordi dedalici del mio labirintico a rimembrare l'appena citatovi film di Kubrick. Kubrick fu anche viscontiano e visionario, ma non realizzò Ludwig per quanto il suo Alex di Arancia Meccanica, ma se la follia è che follia, ah, Ludwig van Beethoven. E poi è stato sottoposto, come sappiamo, povero ragazzo, alla cura Ludovico. Domani, cioè,
quando scrissi questo pezzo, poi lo pubblicai dopo la mezzanotte, cioè oggi già sarà l'Epifania che tutte le feste porta via, mentre la Befana porta la calza e le preferisco le calze a rete, come dicono in meridione, a rete, di nuovo, a rete in meridione significa di nuovo, a rete. Mi sono sbagliato, le calze, allora, dicevo, allora, allora, mentre la Befana porta la calza e le preferisco le calze a rete di una bella figlia. Bella figlia, forse come Fergus o Rebecca. Ammazza quando la roba. In tale film una sorta di strega dagli occhi ipnotici o una sorca che ti strega con occhi spiritati. Ma un tempo persi la festa. Sì, quante feste che persi. Sì. E quelli facevano tutti i festini, scusi. Persi la testa per la bionda speaker radiofonica Rosaria Renna. Parlo di tempi oramai perduti della mia pubertà. Sì, ciò avvenne subito dopo il periodo natalizio, virgolette, oserei dire infantile, in cui ancora credi e credetti come tutti i bambini a Babbo Natale Santa Claus, che ti porta i regali. Regalini con le renne mie, ok, perché ok, cioè, dicevo, io drizzai, no, rizzai subito. Cosa? Le antenne, no? Infatti, nonostante il gelo invernale e le fortissime precipitazioni di neve, similmente comparabili a quelle che ti svestono, cioè, ti senti proprio nudo, no, che rivestirono di bianco l'overlook hotel, il mio televisore funziona benissimo anche qualcos'altro, signora. E altresì capii immediatamente, guardato per la prima volta in vita mia Shannon su Italia 1, che Shelley Duvall era molto racchia, quasi quanto la Befana. E dicevo, detto ciò, il 6 gennaio, cioè oggi, si smantella l'alberello di Natale e anche il presepe, ove forse c'è il Muschietti. Dicevo, Alex McDowell idolatrò Beethoven, mentre la figlia della mia ex vicina di casa amava passare le settimane bianche all'abetone. L'abete, la gente che va in chiesa, è presenza a una messa tenuta semmai da un abate. Ma l'abate può celebrare la messa? Non so, gente ebete, dicevo, creduloni, bigotti. All'epoca, oltre alle renne, no, a Rosaria Renna, mi piacque molto anche un'altra bionda, cioè Ramona dell'Abate, ex presentatrice di Giochi senza frontiere. Questa Ramona non era dell'Abate, cioè non stava, cioè è il cognome dell'Abate. Allora, ecco, so che quanto da me appena scritto e recitato, vi posson, cioè. Vi può sembrare un aneddoto, no, perché allora qua c'è un gioco di parole eccezionale, veramente. Allora. So che quanto da me appena scritto, vi possono sembrare, eh sì, qui sono anche dantesco, diciamo, aneddoti di poco conto, comunque importante il coito, fatevi i cavoli vostri, Ebbene, dopo essersi cimentato con una Mission Impossible assieme a Tom Cruise, alla Ferguson, no, a un'impossibile missione, cioè trasferire sul grande schermo il gioco di Geralt, escogitando stratagemmi, dilatando a piacimento la storia originaria e letteraria del King nostro amato, il Flanagan si diede nel 2019, 2019, qualcosa se possibile ed ancora più incredibile, ovvero realizzare il sequel di un film intoccabile, Shining. Ecco. Doppiato da Giannini, che doppiò anche Al Pacino e Donnie Brasco. Questo è il seguito di Shining, che te lo dico a fare. Scegliendo me come protagonista, sì, è vero, recatevi su Facebook, cercate fra i miei album migliori una mia foto, guardatemi negli occhi e scoprirete che sono uguale a Ewan McGregor, identico proprio, spiccichetto, specialmente quello di Big Fish. Non abboccherete pescioloni, mica una cosa del genere, non è vero? Comunque è inverno, e invero è così, per quanto mi riguarda. Io no, non credo al cristiano verbo, attualmente sono ateo, poco prima di morire divenrò cristiano, non si sa mai, di fatto, meglio pararsi e sedere prima della dipartita, non credo nell'aldilà. Ma ripeto, se veramente dovesse esistere, c'è anche l'attore di Al di là della vita, fra l'altro c'è, poi dirò, esistere l'aldilà, mi presenterò a Dio con la stessa faccia di bronzo di Woody Allen, di Harry a pezzi e di Larry David di Basta che funzioni. Sì, funzionò nonostante l'età con quella lì, però quella andò con quello che quello col fisico, Henry Cavill, cioè quello è Superman, scusi. Targato dalla stessa major finanziatrice di ogni opera del Kubrick, Dr. Sleep non è forse bello ed eccitante alla pari di una donna sexy come Rebecca che, togliendosi dinanzi a te gli slip. Allora, Dr. Sleep, allora, lo spelling qui di questo slip è SLWIP. Invece delle mutande, mutandine, slip è SLIP. Non ti fa venire sonno, ma ti fa venire subito. E Puspige è un film duro, cazzuto, cazzo. Un film che dura anche 2 ore e mezza. La faccio tu, appunto. Cioè, quasi quando il cantante Sting ha letto di Amplesso Interminabile con la moglie Trudy Style, la protagonista di Mamba. Sciocchezza immane, firmata dal nostrano Mario Fini. E Mambo, Mambo italiano, e Mambo, ma che c'è? Che ci azzecca! Se ha detto dello Sting, lui durerebbe circa 10 orge alla West
No, ora, prima di avere un orgasmo con la moglie, sai che palle. Oh. Le possibilità sono dunque due: o la moglie si è imbruttita dai tempi di Mamba come la Befana, oppure Sting passa 7 ore e mezza di preliminari cantandole tutte le sue canzoni d'amore, roba che ammoscerebbe chiunque, fidatevi. A me Sting ha sempre rotto i coglioni, cioè sdolcinate e cascamorte come pochi, roba per femminucce in cerca della loro versione maschile di Mary Fredrickson, cioè dei Roxette. Il mio so che ama il rossetto delle donne e loro amano il mio bianchetto. Sono molto dotato a livello orale, canarino, assai carino, no canoro, sì, le donne come cantano meglio di Maria Callas. Ed è tutto un letto, diletto. Andiamo avanti, capitolo 2. Facciamo i seri e rifacciamoci gli occhi su Rebecca. Anche perché, parimenti alla Ferguson, McGregor ha due occhi magnetici, non se ne dirà falotico. Rifatevi gli occhi, ma tanto questa non ve la fate proprio. Sì. Non fa l'ottico? Fa l'ottico lei? O così come dicono i biforchi che fanno battute terribili nel 2022, 2022, la Ferguson farebbe che cosa? Farebbe la fortuna degli oculisti? Basta, davvero finiamolo con queste battone, no? Battute scontatissime più del mio odiatore su YouTube che mi vorrebbe Ah, le bloccare. mie Ridi roba che Chris Walker della Zona Morta, altra trasposizione kinghiana, non kubrickiana né flanagiana, ci appare come un fenomeno da baraccone, infatti lo è. Si unfalò con gli occhi stato catatonico su effetto Valium, è qualcosa che ipnotizza lo sguardo di chi lo guarda, il quale nel frattempo sta pensando: questo è pazzo come Jack Nicholson di Shining. Sta recitando la parte del matto meglio di Alda Merini, cioè la nemesi, tranne nel fisico di Bates, perché nel fisico siamo lì. Di Misery non deve morire, è figlio di Dolores Claiborne, Alice Norman Bates e Anthony Perkins di Psycho. No, sempre della Bates, dell'ultima eclisse di Taylor Hackford. A parte gli schizzi, diciamo sulla Ferguson, no, gli scherzi. Sono un grande scrittore come James Caan, a volte sono anche un cane, del film, sì, come attore e come scrittore, del film di Reiner, poc'anzi dettovi. E posseggo degli occhi belli, sì, neri, praticamente le mie iridi non si vedono. Dunque, come si può vedere, tornando a Totò, Totò Peppino e la mala femmina, che c'è la nebbia a Milano, se non si vede niente quando c'è la nebbia, dicevo. Allora, come si può vedere, so gli occhi, sembrano quelli di un cieco, no? Gli occhi dei ciechi hanno le iridi glauche, le mie tendono al castano più scuro di Denzel Washington. Ho molti haters che vorrebbero spezzarmi le gambe e amputarmi le mani, soprattutto quando fra un mio scritto e l'altro do di matto, no? Smanezza, vabbè, avevo soldo questo Kubrick, però non è che se la godesse molto, Ecco. E quindi qualche battuta gliela concediamo. Quando fece quella battuta di cattivo gusto, per criticare il film di Spielberg, appunto, erano grandi amici, disse che la Shoah fu un periodo veramente nero, nerissimo, più di Denzel Washington. Ecco, dicevo, ecco, quello è Nerone comunque, quello è la bruciatura, non gli ebrei. Dicevo, fu un periodo nerissimo, morirono 6 milioni di persone, mentre in Schindler's List si salvano 600 persone. Ma che battuta è? Battuta è! Rispose al telefono, sì, perché Kubrick telefonò, poi a Spielberg si chiarirono. Nanni Moretti: le parole sono importanti! Lo sai che mi hai sputtanato, Stanley Kubrick? Che cosa hai detto? È una battuta di pessimo gusto! Le parole sono importanti! Da molto tempo circola una voce, per l'appunto non so se sia una leggenda metropolitana oppure no, pare, stando a queste dicerie vere o false che siano, ecco, vedete le streghe, le maldicenze, che Kubrick, dopo aver visto Schindler's List, telefonò molto arrabbiato a Steven: che razza di Shoah è mai questa? Sì, aveva anche la voce di Rino Benfi, tutto in diavoletto, ecco. Una Shoah con un bianco e nero patinato dove non si vedono le camere a gas. È un film edulcorato. In verità Kubrick era molto invidioso di Spielberg e piansa dirotto per tutta la visione di Schindler's List, perché è un masterpiece, è un capolavoro, scusi. Altrimenti Kubrick non avrebbe mai permesso a Spielberg di leggere in anteprima la sua sceneggiatura di AI, Nove Par e Ready Player One, omaggio a Shining. Ok, il pezzo va avanti. Dicevo, la verità, diciamocela, Kubrick era un misantropo, anche un po' handicappato, secondo me. Si dedicò solo all'arte perché non sapeva guidare come Ayrton Senna, a mio avviso non sapeva neanche andare sul triciclo, dunque era pessimista sull'umanità perché era un incapace, dai. Beh, forse qui è un po' esagerato, ma il finale di Dr. Sleep la dice lunga, così come quando Danny McGregor dice alla bambina: ma forse di Kubrick o Spielberg, quando io e te ci siamo conosciuti ti ho detto che dovevi nasconderti, che dovevi tenere la testa bassa, non mostrare la luccicanza. Ma mi sbagliavo, luccica, continua a luccicare. Questa è la mia recensione, un po' particolare, vi è piaciuta? Vabbè, quella integrale che non è una recensione, così potete leggerla, ripeto, nel link in descrizione. Ora, caro barista, mi darebbe un altro bourbon? Sa, sono un po' al verde, non ho i soldi. Lei fa credito.
Sì. Allora lei è un grande barista, lei ha classe.